Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Con questo super testimone che è stato chiamato oggi nel processo contro Matteo Salvini, ex senatore De Falco, buongiorno e benvenuto all'Area che tira. Buongiorno, benvenuti a voi. Esatto, De Falco era qua, è stato chiamato, abbiamo scoperto perché nel 2019 intrattenne una conversazione epistolare, in realtà fu uno scambio con la ministra Trenta, alla quale lei chiese proprio di non firmare il decreto di interdizione che avrebbe bloccato la nave Open Arms, il secondo. Sì, in quel momento il Tribunale Amministrativo Regionale, il presidente del TAR Lazio, aveva sospeso l'efficacia del decreto già firmato da Salvini, Trenta e Toninelli che impediva la navigazione alla nave Open Arms nelle acque territoriali italiane ed era già di per sé un'aberrazione. Il Tribunale sospese quel decreto e il Ministro degli Interni, allora il senatore Salvini, stava riproponendo, aveva già approntato un nuovo schema di decreto dopo aver verificato che era impossibile tentare di ottenere un riesame, una verifica del decreto presidenziale del TAR Lazio, e stava approntando, aveva già firmato un nuovo decreto di interdizione, sostanzialmente in aggiramento del provvedimento giudiziario. E allora cioè, De Falco, mi scusi, per spiegare al pubblico in modo semplice che diciamo non siamo dei legulei nel dettaglio del decreto. Allora, la sua testimonianza, spieghiamolo bene al pubblico, la sua testimonianza di oggi è importante perché lei all'epoca aveva questo ruolo che ha ricordato e me lo spieghi in modo molto molto semplice. Perché può essere determinante la sua testimonianza oggi nel processo contro Salvini? Io non so se sarà determinante e non so neanche se debba esserlo, se voglia esserlo. Io ho riportato soltanto una conversazione che avemmo via messaggi, intrattenemmo con la Trenta, nella quale conversazione io suggerì alla Trenta, anche magari distaccandosi dal movimento, se fosse stato il caso, di non controfirmare, di non firmare il nuovo decreto di interdizione. Ecco. Che come Salvini stava riproponendo. Allora, ricordiamo che la ministra Trenta era ministra della difesa del governo Conte 1 e quindi la testimonianza di Gregorio De Falco, no, perché sennò diciamo, le persone non sono, è che devono per forza sapere tutto di quella storia. Stiamo parlando del governo Conte 1, Salvini era ministro dell'interno, la ministra Trenta era ministra della difesa e lei suggerì alla ministra Trenta